Dopodiché ho dato vita con altri miei colleghi al progetto ModoModo, che sostanzialmente è una piattaforma mobile per creare nuovi scenari di business tra le aziende e i consumatori. Nel caso specifico parlerò quindi delle Context Aware Application, o più semplicemente magari Location Aware Application, che sono una parte molto molto importante del business dei prossimi anni. Ho intitolato la mia presentazione Hic Ergo Sum, che non è l'espressione di un professore di latino che ha alzato il gomito, ma grezzamente vuol dire qui quindi sono, e già rappresenta molto bene quello che è la tendenza e sarà la tendenza dell'utilizzare le applicazioni nei prossimi anni. 2013 non è il titolo di un nuovo disaster movie americano, ma sostanzialmente una data abbastanza target per quanto riguarda le applicazioni, sicuramente le applicazioni context aware. Che cosa sono? Un mobile ogni tre avrà accesso a internet, 22 miliardi saranno le applicazioni scaricate, 1 miliardo gli utenti, grosso modo, che useranno servizi geolocalizzati. Questi quindi sono numeri di assoluta importanza. Ma perché questa importanza riguardo alla geolocalizzazione sostanzialmente? Perché ora? Sapete chi è? Pensavo qualcuno mi dicesse il nostro Presidente del Consiglio. Frase tipica era: la mappa non è il territorio. Questo è un elemento molto importante ed è uno degli elementi classici per i quali Napoleone era un ottimo stratega. Ovvero, se vedo un ponte sulla mappa, io non so se quel ponte è largo abbastanza per farci passare i cannoni, non so se in quel momento il fiume è in piena, non so lo stato di usura del ponte e quindi la mia battaglia può essere impredicato solo per il fatto che non ho verificato in loco se il ponte è giusto per la mia strategia. Questo significa che il luogo e il momento condiziona le mie scelte. E soprattutto la qualità dell'informazione governa le mie decisioni. E questo è l'elemento importante del concetto di geolocalizzazione. Per questo potrebbe essere vero in assoluto in qualsiasi epoca, ma perché diventa preminente proprio in questa? Adesso faccio il piccolo gioco che fanno a Zelig. Alzino la mano quelli che hanno un PC in questo momento qui in sala. 1, 2, 3. Alzi la mano quelli che non hanno un telefono mobile qui in sala. Voi direte: beh, giochetto fantasioso. Sì, ma vuol dire che è la prima volta o una delle prime volte nella storia che noi non abbandoniamo un oggetto durante la nostra vita quotidiana. È un'estensione del nostro corpo. È un'estensione del nostro corpo. Voi vedete questa evoluzione dell'uomo anche con una postura un pochino imbarazzante, l'ultima piegata sul PC. Sicuramente è la prima volta che questa estensione del nostro corpo ci permette di acquisire cose nuove, quindi di dare una nuova vita a quel concetto napoleonico di la mappa non è il territorio. Che cosa vuol dire? Che in pratica io posso, come cittadino, come abitante del mondo, dominare il territorio, soprattutto quello che non conosco, in teoria. Quindi mi dovrebbero arrivare delle informazioni, comunque potrei disporre delle informazioni che hanno a che vedere con un punto in cui sono. Quindi la possibilità di dominare effettivamente il territorio, contenuti, avere contenuti mirati, localizzati e aggiornati, soprattutto online, perché ora è differente che 5 minuti fa o fra 10 minuti. Non è necessario pianificare il bisogno. Si è passati al cinema, ci siamo sempre andati, a sfogliare il nostro giornale, a vederci il film e poi andare alla qualificazione delle informazioni, vedercelo da web, la trama, eccetera, eccetera, fino a sono fuori, andiamo al cinema adesso perché lo abbiamo deciso adesso. Cioè, quindi è sparito il concetto di pianificazione del bisogno e questo sulla geolocalizzazione è un altro degli elementi fondamentali. Quindi, per concludere, che si lega anche a un concetto più vasto di smart city, quello che vi pare, ma sostanzialmente
per me cittadino aumenta la mia confidenza e mi migliora la qualità della vita, perché io posso andare in un'altra città, posso andare in un altro punto e tendenzialmente non sentirmi straniero, perché acquisisco delle informazioni locali ad alto valore aggiunto. Quindi questo è il context aware, ovvero la possibilità di manipolare e avere informazioni che variano per tempo, per luogo e per profilo della persona. Quindi, semplificando, noi potremmo avere un'informazione per la quale io trovo la farmacia di turno, trovo dove poter riparare la moto della mia marca, dove è l'officina della Ducati più vicina a me, oppure ricevere un coupon perché io sono un VIP client e posso avere uno sconto migliore degli altri. Questo è il context aware. Contenuti, non sto molto a tediarvi con molte segmentazioni, però sostanzialmente importante si dividono in due grosse fasce: mobile social networking e mobile consumer application. Cosa ho dentro il mobile social networking? Sapere quando gli appartamenti... Vabbè, inutile che ve lo leggete voi. Le slide non sono fatte per essere rilette. La cosa importante è che ho una tipologia di offerta che è appunto il my people, my places. Trovo le persone o geotaggo un punto. Io non sono molto esperto nel mobile social networking perché dopo i 16 anni ho cercato di dire a mio padre dove non ero e dopo i 25 neanche i miei amici. Sono un po' atipico. Infatti noi ci muoviamo nell'altro settore, che in pratica è quello della mobile consumer application. Qui ci sono alcuni esempi qualificanti che col tempo stanno evolvendo molto rapidamente, quindi sulla linea di quello che ci siamo detti prima, sostanzialmente avere la massima libertà di gestire determinate informazioni. Quindi riservare un tavolo per cena, beneficiare di uno sconto, identificare il cinema più vicino, se ho bisogno della farmacia, piuttosto che trovare un negozio dove posso avere, dove comprando ho il massimo reward per l'utilizzo della mia carta di credito di una determinata banca. Cioè, tutto questo è in pratica la massimizzazione delle mie opportunità, comportandomi in un modo nuovo, in un modo innovativo, non dovendo pensare a un bisogno. Quali sono le caratteristiche? Tipicamente nel mobile social networking sono applicazioni verticali, funzionalità semplici, perché trovare un amico si basa sulla geolocalizzazione, trovare un amico allo stesso address book piuttosto che trovare un posto è la stessa cosa, distribuzione virale, quindi io lo devo dire agli altri, magari attraverso il mio canale di Facebook, market share, più utenti ho è meglio, il mercato tipicamente è indistinto, è globale, il messaggio è valido per tutti. Per quanto riguarda le consumer application è un pochino più sofisticato, perché sono multi applicazioni, ognuno può avere per industry, può avere determinate necessità e quindi bisogna targetizzarle per l'industry, funzionalità sono più sofisticate, distribuzione è più guidata perché i clienti, le imprese vogliono avere il controllo della propria strategia mobile. Mercato global, ormai è un termine che va di moda, ma in questo caso è molto, molto azzeccato, che quindi il think global, ma di fatto devi agire localmente, perché le culture sono assolutamente diverse anche all'interno dello stesso concetto di servizio mobile. Per esempio il car sharing può essere una cosa che voglio dire, molto semplice in Nord Europa, perché c'è una cultura comune più articolata. In Italia il cavallo è mio. Cultura far west, il cavallo è mio, io non, se è mio vicino prende il suo di cavallo, non ci andiamo insieme, per cui l'approcciare nello stesso modo la stessa applicazione sarebbe già uno sbaglio. E market share, il numero di clienti o moduli applicativi, perché sono cose che possono arricchire l'offerta. Step successivo, sto andando per gradi. Bene, fatto questo scenario, scenario mobile social networking, giusto per farvi dei nomi, sono società come Looked, Socialite, Foursquare, Facebook Places, Google Latitude. Ripeto, la tecnologia semplice, solo la massa di mercato che conta. Un Foursquare che ha 3 milioni nel mondo di persone che fanno check-in per sapere dov'è l'amico, Facebook ci ha messo una settimana per dire ai suoi 60 milioni di utenti mobile: fai vedere ai tuoi amici dove sei. Quindi la scalabilità nella competizione è stata immediata.
Nel mobile consumer application, dove c'è modo, e non vi dico i concorrenti, perché giustamente insomma, se facciano pubblicità loro, è molto più selettiva e la scalabilità del modello è molto più complessa. Detto questo, quindi, quanto è complesso anche entrare in questa tipologia di mercato? Qui cito John Paul Jones, che come dire, è il padre della marina militare americana, il cui motto era datemi una nave veloce perché voglio essere al centro della battaglia, quindi essere osare sempre. Perché questo cosa comporta? Piattaforma applicativa vuol dire avere molte funzionalità. Allora, il software è come un gas, tende a occupare tutto il volume del recipiente che lo contiene. Il recipiente che in questo momento lo contiene è il telefono. Il mio dotto predecessore mi ha detto quanta ricchezza di tecnologia ci può essere un telefono, e quindi gli sviluppatori inseriscono questa tecnologia e la fanno, continuano a far crescere le funzionalità e anche l'inventiva, perché noi siamo applicativi prima ancora che tecnologici. Device fragmentation, oggi parliamo di iPhone, ma di fatto ci sono centinaia di modelli sul mercato e non è che si può segmentare il cittadino, vabbè, comprati l'iPhone, se no non ti do l'applicazione e arrangiati. Le imprese tendono naturalmente a trattare indistintamente tutti i propri consumatori. Non vi tedio adesso tutti in client, rich client, web, HTML5, diciamo il mondo che c'è dietro è sufficientemente complesso, più complesso di quello che appare dall'esterno. Sapete dei sistemi operativi, ne nascono alcuni, l'11, dopo domani ci sarà l'annuncio di Ballmer a livello mondiale di Windows Mobile 7, quindi nuovo sistema operativo che non avrà il porting di Windows Mobile 6, quindi nuove problematiche, evoluzione dell'interfaccia rapidissima che c'è stata in quest'anno, siamo passati dal text alla grafica fino al touch, che in pratica, detto in italiano, è l'interfaccia naturale, quindi che possono usare anche i bambini, toccare uno schermo. Distribuzione, altra complessità da affrontare, quindi mobile application store, ormai se ne sentono parlare in tutte le salse, in realtà però il business model, che è quello di Apple, è un discorso, per tutti gli altri è un campo da scoprire. Sembra che se ne possa fare a meno, ma nessuno ha trovato ancora l'elemento vincente. E software as a service, che in questo momento sicuramente è una delle proposizioni più interessanti per le aziende, perché c'è una, naturalmente questo non devo dirvelo io,